è chiaro che avevamo di fronte un avversario estremamente importante, come ho detto più volte, è una squadra costruita per vincere, con dei giocatori di grandissimo spessore, e nel primo tempo siamo stati in difficoltà non tanto per errori nostri, ma anche per l'atteggiamento e la qualità che il Pescara era riuscito a mettere in campo. È chiaro che il gol è venuto su un'ingenuità nostra, su un calcio di rigore dove sicuramente potevamo fare una lettura diversa, però insomma, quello che ci siamo detti all'interno dello spogliatoio era quello di riuscire a rimanere in partita, perché poi a lungo andare potevamo venire fuori, e soprattutto volevo una reazione dal punto di vista del coraggio, perché molto spesso nel primo tempo abbiamo commesso errori troppo ingenui in impostazione, che abbiamo dato fiducia a dei giocatori che già hanno grande qualità, quindi non ne hanno assolutamente bisogno, e penso che il risultato poi che è venuto fuori sia sicuramente un risultato giusto, perché il primo tempo il Pescara è stato migliore di noi e nel secondo tempo siamo stati meglio sul campo noi, e l'inerzia della partita l'abbiamo avuto, quindi penso che il risultato poi in definitiva sia giusto. Mister, cosa cambia questo pareggio di Pescara? Nel senso, è chiaro che, voglio dire, il pareggio non è la vittoria, però è un pareggio ottenuto in emergenza, senza tanti titolari, senza tanti giocatori, in un derby importante, dopo la vittoria tra l'altro di Coppa, non a livello di classifica, ma probabilmente a livello di autostima, a livello mentale, questo pareggio ottenuto con merito a Pescara può essere importante proprio per l'aspetto psicologico della squadra. Assolutamente, anche perché eravamo una squadra giovanissima sul campo, e quindi è chiaro che quando i ragazzi fanno questi tipi di prestazioni al cospetto di giocatori di spessore, con squadre costruite per il vertice, per vincere il campionato, è normale che infonda in noi autostima, consapevolezza e soprattutto entusiasmo, anche perché dà continuità alle due precedenti prestazioni che erano state fatte veramente in maniera ottimale. Quindi un pareggio a Pescara è per noi sicuramente un risultato prestigioso e che ci deve dare ancora di più fiducia in quello che già stiamo facendo per continuare nel nostro percorso, perché secondo me questo è un gruppo che ha grandissimi margini di miglioramento ancora. Mister, si è sbloccato finalmente per l'Antonio? No, questa è una gioia, abbiamo esultato tutti quanti, perché Gabriele ha dato a noi tantissimo in termini di sacrificio, voglia, si è sempre speso tanto per i compagni, per la squadra, per la maglia che indossa. Vederlo esultare è stata una liberazione non solo per lui ma per tutti quanti, perché è chiaro che per noi è sempre stato un valore assoluto. Ora che si è sbloccato e che si è tolto un peso dalle spalle che lui sentiva in maniera eclatante, perché lo ha denotato in tantissime situazioni, penso che anche lui possa crescere e migliorare, e soprattutto giocare con la testa più sgombra, che per un calciatore fa la differenza. Quindi oggi avete regalato una bella soddisfazione ai tifosi, la festa della curva al 91esimo, insomma, lo testimonia in maniera eloquente, insomma, i vostri tifosi hanno apprezzato molto il risultato, ma anche la prova della squadra. Sì, intanto siamo noi che siamo orgogliosi di loro, perché veramente non è consuetudine vedere tantissimi tifosi al seguito, e soprattutto supportarci sempre anche nei momenti di difficoltà, anche quando siamo andati sotto, ci sono sempre stati vicini anche nei momenti iniziali del campionato, e quindi loro per noi sono veramente un valore assoluto, e colgo l'occasione per ringraziarli, perché vederli vicino a noi è chiaro che a noi ci dà una forte motivazione e ci spinge anche oltre le nostre qualità. Posso chiedere, Mister, per chiudere, per continuare, due parole sul Pescara, questa squadra che continua a balbettare, continua a deludere anche sul piano del gioco oltre che dei risultati. Autemi non è in discussione, ma Pescara c'è malcontento, anche se dall'esterno chiede come giudica la prova del Pescara, e lo aveva visto pure in proprietà. Secondo lei, insomma, questa squadra di grandi nomi come mai continua ad incontrare queste difficoltà? Ma no, io penso che oggi il Pescara ha fatto una gran bella partita, perché specialmente nel primo tempo, ripeto, non era perché noi eravamo passivi o avevamo sbagliato qualcosa, erano i calciatori del Pescara e l'organizzazione del Pescara
che ci faceva sempre arrivare tardi e non riuscivamo a recuperare palla come siamo soliti fare. Quindi io oggi ho visto il Pescara giocare veramente, veramente bene. È chiaro che le aspettative su una squadra del genere sono molto alte e per noi un pareggio a Pescara è visto come una vittoria. È chiaro che viceversa il pareggio, il Pescara pareggiare con il Teramo, visto che dobbiamo fare due campionati diversi, sia vissuta come una sconfitta. Però io penso che il Pescara, conoscendo l'allenatore, conoscendo la piazza e conoscendo i giocatori che ci sono in rosa, penso che reciterà un campionato da assoluto protagonista, perché hanno una rosa e una qualità veramente eccelsa.